E passiamo alla 672 dei consiglieri Bertole Appendino, parcheggi GTT, chi è fuggito con la cassa? Risponde Assessore Lubati. Grazie Presidente, anche qui rispondiamo punto per punto all'interpellanza. In effetti i fatti che vengono raccontati nell'interpellanza che si sono verificati nel parcheggio Fermi sono confermati. Il danno subito da parte di GTT è relativo sia al macchinario, cioè al riacquisto delle casse automatiche, sia al denaro che è contenuto nelle casse, che era contenuto nelle casse al momento del furto. L'acquisto di una cassa automatica di quella complessità, che come sa il consigliere, tra l'altro ha anche una tecnologia particolarmente avanzata di collegamento con i server centrali, eccetera, quindi non è un banale punto di raccolta della monetina, così come vediamo invece in giro per la città. Nel parcheggio Fermi quel macchinario costa 75.000 euro, 75.500 in particolare, e all'interno della cassa erano presenti 2.600 euro. Per il parcheggio di Ventimiglia invece diciamo, il furto ha colpito un macchinario di tipologia diversa, molto meno avanzato. Il costo previsto è di 37.038 per il riacquisto e il denaro presente era di 5.268 euro. Per entrambi gli episodi ovviamente sono state sporte regolari denunce che attiveranno e renderanno possibile l'attivazione di tutta la procedura per il rimborso assicurativo, visto che questo è, sono presidi che sono coperti da regolare contratto di assicurazione. Il consigliere chiede anche quali siano gli orari di presidio della cassa. Il presidio avviene da lunedì al sabato dalle 7.30 alle 19.30, più eventuali prolungamenti a seconda dell'affluenza della clientela e della disponibilità di personale in caso di particolari eventi anche all'interno della città. Penso ad esempio al periodo delle Olimpiadi, quando tutte le strutture a disposizione della mobilità erano state rinforzate e quindi l'orario viene ovviamente anche qui prolungato. Sono state attivate le procedure assicurative, come ho detto, sono già stati emessi gli ordini per le nuove casse automatiche, quindi speriamo di poter risolvere il problema a breve. La nota è datata 25 febbraio 2013, quindi intanto magari qualche evoluzione ci sarà di certo stata, e segnalo anche che esiste in effetti un sistema di sicurezza che le apparecchiature prevedono, che però è un sistema di sicurezza. Adesso sto facendo fare qualche verifica anche da questo punto di vista sulla normativa e su quanto è possibile fare, al di là dei desiderata. Il sistema di sicurezza, diciamo, dispone e propone una copertura per quanto riguarda la cassa del macchinario, e quindi c'è un sistema che mette in allarme immediatamente un tot di operatori che arrivano sul posto nel momento in cui c'è un'anomalia presso direttamente una manomissione della cassa. In questo caso, essendo stato proprio asportato il macchinario, è andata sostanzialmente, è venuta meno anche il sistema di corrente elettrica, di energia per questo macchinario. L'unica anomalia che è stata registrata è stata ovviamente questo tipo di anomalia, cioè la mancanza dell'approvvigionamento elettrico del macchinario, e quindi non una chiamata con una massima priorità, così come sarebbe avvenuto in caso di segnalazione invece di anomalia sulla cassa. Stiamo, come ho detto, facendo qualche verifica anche da questo punto di vista per capire se, esattamente come succede nelle banche, che c'è un sistema di sicurezza per la manomissione del bancomat, ma scatta comunque un allarme parallelo anche nel momento in cui, e qualche caso anche recente c'è stato non molto lontano da qui, l'intera struttura viene sollevata e quindi comunque un sistema di allarme viene fatto partire. Grazie, prego consigliere Bertolo. Grazie, grazie per la risposta. Noi diciamo, abbiamo presentato l'interpellanza perché appunto una volta va bene, ma la seconda cassa rubata nel giro di poche settimane ci è venuto il dubbio che possa diventare un'abitudine, per cui effettivamente va bene anche se coperti dall'assicurazione, che però ovviamente poi si rivarrà l'anno prossimo quando ci sarà da rinnovare il premio, per cui non è in sé la soluzione definitiva. Bisognerà effettivamente cercare di capire un po' meglio come proteggere le casse automatiche. La domanda di fondo era, cioè, com'è possibile che arrivi uno a portare via una cassa automatica che è ancorata
al terreno con, credo, almeno dei bulloni belli grossi, se non proprio cementata, o, e quindi dovrebbe capire anche come è possibile che si possa arrivare a fare tutta questa operazione. Capisco che ovviamente di notte, probabilmente alle 4 del mattino, magari non c'è tutto il passaggio in un parcheggio che c'è normalmente, però insomma è anche un'operazione piuttosto complicata, quindi bisognerebbe capire se non c'è modo veramente di riuscire a intervenire, o anche solo di avere qualche telecamera che mandi le immagini di cosa sta accadendo di fianco alle casse, perché comunque ormai al giorno d'oggi questi sistemi costano anche cifre molto basse, per cui forse basta aggiungere un paio di telecamere e avere una qualche centrale che controlli che cosa succede. E questo perché appunto oltretutto il danno, cioè, va bene il danno citato per i soldi rubati e l'apparecchio da sostituire, però in realtà appunto c'è stato anche l'altro danno, perché poi il parcheggio, essendo senza cassa, doveva venire lasciato aperto di notte, quindi dopo le 7:30, comunque quando finiva l'orario, si poteva tranquillamente uscire senza pagare, anche magari essendo rimasti tutto il giorno nel parcheggio. Quindi alla fine anche su questo so appunto che sono stati fatti si è stato allungato un po' l'orario, sono stati messi delle persone, si è tentato un po' di tamponare, però di fatto per diverse settimane chi voleva e stava lì tutto il giorno poteva parcheggiare gratis, e questo anche non è bello, almeno per le casse di GTT e di riflesso del servizio pubblico di trasporto. E, per cui appunto adesso magari non so se stare a rimandarlo in commissione, potremmo semplicemente tenerci aggiornati e sapere magari fra qualche tempo che cosa è stato fatto per migliorare la sicurezza di questi apparecchi. Cerchiamo anche di vedere se succede di nuovo, per cui insomma, anche perché appunto cercherei di escludere che ci possano essere dei tentativi sistematici magari di rapinare le casse di GTT, perché appunto se dovesse diventare un'abitudine diventa veramente un problema anche per la funzionalità dei parcheggi. Grazie.